Il 23 settembre 1986 nasceva la Creazioni Magi SNC, l'inizio di un grande sogno. E sin dall'inizio abbiamo pensato che l'unica strada che potevamo percorrere era quella di produrre qualità. Passione, entusiasmo, voglia di nuove sfide. Questo è quello che da sempre ha animato tutte le persone che da quel lontano 1986 hanno reso possibile il miracolo della IGAM S.p.A. E oggi la IGAM con i suoi marchi Nottingham, Bimbissimi, Kubo e Inapp è una delle aziende fra le top 10 del mercato italiano e non solo, forse anche europeo. Tutte le sfide che nel corso di questi anni si sono presentate lungo il percorso abbiamo accettato di affrontare, ma con la consapevolezza e con lo spirito di squadra. E tutto partendo da un obiettivo che sin dall'inizio abbiamo avuto ben chiaro: creare dei capi che siano vissuti da chi li indossa come una seconda pelle. Se chiudo per un attimo gli occhi e ripercorro questi 30 anni, sicuramente posso dire che sono stati anni in cui, a qualche amarezza, si sono aggiunte tante soddisfazioni. Questi 30 anni si celebrano all'interno di un momento particolare del percorso della vita aziendale, in cui alla mia figura si sono affiancati Sabino, Dora e Angela. A loro il compito di condurre la IGAM verso i prossimi 30 anni. Quello che ancora oggi fa la differenza rispetto a molti dei nostri competitors è la capacità sempre di considerare la creazione, la realizzazione di ogni singolo prodotto come fosse ancora fatto al nostro interno. I tempi in cui si poteva guardare solo ed esclusivamente al mercato domestico e riuscire in maniera evidentemente facilitata a cogliere i gusti e le trasformazioni sono terminati. Da tutte queste esigenze nasce il progetto Kubo Underwear, frutto sicuramente di una lunga esperienza maturata col marchio Nottingham in primis. E la sfida che nel cambio generazionale vorremmo portare all'interno dell'azienda è proprio questo: innovazione e nuovi canali di vendita al di fuori dei nostri confini. Questo è il piccolo grande miracolo della IGAM. Questo è il piccolo grande miracolo delle persone che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno alla IGAM. Una piccola grande famiglia, perché la IGAM da sempre è l'intimo di famiglia. È l'amico per la